ragazzi, oggi siamo tornati qui in questo nuovo video con un signor. Buonasera. Io mi chiamo Emanuele Papà. Buongiorno. Allora, lui non ha un canale YouTube, se no l'avrei un attimo sponsorizzato anche nei commenti. Comunque, link in descrizione per il mio Instagram e seguitemi anche qua. Ok, a posto. Oggi cosa facciamo? Abbiamo due pacchetti. Uno e due. Non ti do niente. Che cosa c'è dentro? Vogliamo spoilerare o facciamo prima... Solo un indizio generale, cibo. Cibo, ok, esatto. Cibo. E viene questo da, in teoria... America, sì. No, cosa? Ok, ora andiamo a spacchettare. Cominciamo con questo primo pacco. Open. Wow, sembra interessante. Ok, c'è una bustina rossa. Signori, questo è beef jerky. Oh yes, si vede pure bene. Ok, beef jerky, questo qua ce lo andremo a provare, appunto. Ok, qua non si vedono dati personali, perfetto. Qua ci sono dati personali, ok, non si vedono dalla registrazione. Comunque, papo, taglierino, serve un taglierino. Muniti ora di taglierino professionale, quelli da Mega Power YouTuber, andiamo a spacchettare questo bellissimo pacchetto. Wow, che bello. Madonna mia, adesso mi taglio. Esatto. Mi sto emozionando. Anch'io, mi sto emozionando soprattutto se mi taglio. Scommetto, guarda, che ci sarà un casino di plastica di imballaggio. Sai che anche secondo me. 6.5 hours later. Signori, abbiamo aperto con il nostro magico taglierino il tutto. Wow. Ok. Apriamo questo fucking pacchetto. C'è un pochino di plastica, un pochino di. L'avevo previsto. Un pochino di plastica. Oh, intravedo qualcosa. Anch'io intravedo qualcosa. Togli plastica, ancora plastica. Non ci fare caso. Vabbè, dai. Possiamo prendere questa maglia. Oh, pesa. Sì, vabbè, sono 200 grammi. Signori, miele di acacia. Questo è l'honeycomb. Dopo dovremo riordinare. Sì, vabbè. Signori, adesso comunque andremo a fare il food review, se si dice così, di questi due bellissimi e magici prodotti. Da cosa cominciamo? Direi salato e prodotto. Ok, a posto. Quindi questo qui lo posizioniamo un attimo. Ah, se guardiamo lì è perché qui abbiamo il mega power schermetto. Che vediamo quello che facciamo. Vuole aprire lei? Sì, grazie, molto gentile. Sento odore. Porca. Sa di manzo. È manzo. Senti che odore. Sa un attimino di manzo. Sì, ma un pochetto, Però qui ci mangio. Annusate? Sì, voi. Allora, ci siamo muniti di latte della Coop, sponsorizzazione Coop dacci i soldi. E bicchieri, ovviamente, e niente, anche i fazzolettini in nel caso di merda. Esatto. Allora, io andrei a vedere la scadenza innanzitutto, perché nel caso 6.3.19 e ce n'è andare a marzo. Quindi niente, vi facciamo vedere i prodotti qua che ci sono dentro. Ready to eat snack. Dov'è qua? Ready to eat snack. Stavamo dicendo, piccolo inconveniente tecnico, stavamo dicendo product of Brazil. Si vedrà Brazil, ma che questo qua viene, signori, dal Brasile, non mette a fuoco. Mannaggia lui. Comunque, prodotto in Brasile, beef jerky. Andremo ad assaggiare questo beef jerky. Allora, assaggiamo, mettiamo sul nostro meraviglioso Scottex. Mi ispira, però. Allora, prendi... Quello piccolo, prendo quello. No, vabbè, dai. No, quello grande, fra... Cioè, ecco. Allora, facciamo vedere com'è questo bellissimo... È bellissima carne secca, esatto. In poche parole, all'italiana. Sì. È manzo, signori, è manzo brasiliano, Che facciamo, lo proviamo? Io però non... lo mettiamo tutto? Ma sì, dai, abbiamo il latte, metti qui il latte che così la Coop ci paga dopo. Lì, okay, si vede Coop, sì, si vede Coop. A posto, andiamo? 3, dai, sì. 2, 1... Pensavo più duro. Qua
al volo. No, non si spezza. Non male. Sono 25 grammi. Ho mangiato di meglio, però sinceramente. Sa di carne, però. Molto speziata. Sì, è vero, molto molto speziata. Tralasciando che ho dei bellissimi capelli di merda. Wow, fra, è il momento. Esaudiremo il sogno della vita. E dopo la cera, ovviamente. Esatto. Forbici qua. Andiamo ad aprire il nostro mega barattolo. One eternity later. Oh! Oh! Che suono! Mi è gustato più della mia parte. È vero. Fischia, che buono. È bellissimo. Ora qui ci siamo muniti di piatto, però non penso che useremo il latte, cioè non dovrebbe fare così schifo. Allora, togliamo l'orologio perché... No, ma si rompe. Ma dai, fra, cioè... Dovevo prendere il coltello. Oh, sta venendo via, sta venendo via. No, non puoi capire cos'è tenerlo in mano. Vai, poggialo sul piatto, poggialo sul piatto. Appoggialo sul piatto. Mordi, chi morde per primo? Voi, guarda. Mordi tu, dai. Mordi. Oh! Com'è? È buono? E rimane, non c'erano i denti. È delizioso, cioè è fortissimo, dà una sensazione quando lo mordi, prova a tenerlo in mano. E vabbè, dai. No, ma il bello è che alla minima pressione ti... Esatto. Wow. Aspetta, cerchiamo di avvicinarci. Sto colando. Sì, vai. Gola tipo tantissimo. Diamo un altro morso. Io no, fra, mi ammazzo. No, effettivamente è molto molto dolce. Signori, che dire? Mi si è pure spostata un po' la videocamera. Signori, che dire? Sono tutti e due buoni. Mm-mm. Questo qua è una cosa clamorosa, è una bomba assurda. Appena lo mordi ti si distrugge la bocca, tipo. Mm-mm. Con la cosa di cera? Sì, no, cioè la parte di cera che sa veramente di cera. Tra l'altro abbiamo pure sporcato il tavolo, mannaggia. E devo dire che è veramente buono. Cioè, questi qua sono 200 grammi. È costato più di questo... di questo schermo qua che vediamo qui. Comunque, c'è. Niente, se volete assaggiare beef jerky e honeycombs... Ah. 25 grammi di beef jerky è costato 3,50 euro più la spedizione. 3,50 euro più spedizione beef jerky. E abbiamo anche honeycomb, mi sembra 16 euro, no, più spedizione. 10 tonni più la spedizione. 10 euro, no, 9,99 euro più spedizione. E basta. Comunque, il link in descrizione per i prodotti Amazon. Cosa? A te questo, ti piace il beef jerky? Sì, questo è molto speziato, quello è molto dolce. Beef jerky molto speziato. Okay. Diciamo, questo è molto speziato. Allora, innanzitutto stiamo usando la videocamera del telefono perché ci si è scaricata la nostra fotocamera. E questo, dicevi, è? È molto speziato. Molto tanto, però, molto tanto. Questa qua invece è una bomba rara che tra un è po' esplode. Sì, è un dolce. Se siete quel tipo di persone che voi amate il dolce, quello... dolce dolce, prendetelo, è buonissimo. Dicevamo, comunque intorno ai 15 euro questo con anche la spedizione e quello intorno a 8-10 euro. Ci è costato un fracasso sta roba. Cioè, è costato
quasi più la spedizione del artigiano. Sì, no, è vero, quello sì. Comunque, la qua viene dal Burundi. No, dal Brasile, oh, fra, non Burundi, Brasile. Comunque, tralasciando il fatto, io do un altro morso a questo, non voglio uccidermi. Io sto continuando a mangiare, questi sono troppo buoni per me. Va bene, dai, io mi uccido oggi, mi uccido. No, senti le bollicine. Se avete mal di gola, passa in 3 secondi. Madonna mia, se avete mal di gola e dovete, oppure avete la febbre e dovete farvi passare il mal di gola, questo qua è il top. Comunque, niente, link Amazon dei prodotti in descrizione, l'avrò già detto, e puliremo il tutto adesso, puliamo un po' il mondo, la camera, eccetera, e niente, il latte non ci è servito, per fortuna, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Un bicchiere di latte non fa mai male, quindi... Io meno, fra, guarda. Esatto. Quindi... Aspetta, me ne metto un pochino, aspetta. Sì, così. Alla salute. Comunque, giriamo la fotocamera. Si attacca tipo tantissimo ai denti. L'honeycomb è buonissimo e si attacca ai denti la cera. Io la cera non la mangio, cioè non so se si mangia. Però... No, si mangia. Cioè, in teoria... Cioè, comunque, andiamo a pulire il tutto, fai vedere la cera qui. E niente, andiamo a pulire il tutto e vabbè. Ciao, ciao! Ciao! Bene signori, verrà un video di 40 minuti, ce ne siamo ben resi conto. E adesso proviamo il burro d'arachidi peanuts, qua si legge al contrario, peanuts butter della Calvè. Vogliamo anche qui i soldi. Esatto, soldi, Calvè, Coop, via. E niente, cucchiaio alla mano, cucchiaio, prendi cucchiaio, chi comincia? Dai. Io l'ho già provato perché ero... L'hai già provato. Sì. Comunque verrà un video di 40 minuti, niente di che, prendiamo un bel cucchiaio. Dici che fa veramente, fa schifo. Provo, ci sono dei fazzoletti comunque nello zaino. Ci sono dei fazzoletti? C'è un fazzoletto. Ma dici che fa molto schifo? No, oh, cos'è sta mafia? Ma che oh! Prendilo, oh, guarda qua, io ne ho preso tanto così, guarda sto Monaco quanto ne prende. Guarda sto Monaco. Lui l'ha già provato, sono non dieta, vale. Sono a dieta. Beh, le fa apposta, ma bisogna essere degli stronzi però, eh. Vai, sei pronto? Sei un bastardo, non sei a dieta. Ma dici che fa molto schifo. Cioè, per i miei gusti non è il massimo, però... E adesso ti vola, cioè, dobbiamo ancora pulire bene. Bene, niente, adesso andiamo, 3, 2, 1. Ah, sa di noccioline. Eh sì, ma è pastosissimo. Sì, ma sa di noccioline. Com'è? A me piace. È cioè, è come mangiare noccioline tritate. Con un po' di burro. Più che altro, secondo me, c'è le stesse cose che mettono nella nocciolata, solo che invece di metterci le nocciole mettono gli arachidi. Arachidi, 85%. Si sentono fino lì. Oli vegetali di cui colza, soia, palma e sale. Caccia. Però cioè, non è male. No, per niente. Niente. Un cibo extra provato. Altra bottiglia di latte. Ciao ciao.